Prima di iniziare volevo informarvi che dopo il culto ci sarà Valentina che darà la sua testimonianza e quindi saremo sicuramente contenti nell'ascoltare come il Signore ha agito nel suo cuore, come il Signore ha parlato a lei. Quindi sarà sicuramente un momento di gioia che vivremo insieme dopo il culto. Vogliamo riprendere il nostro studio sui tratti di una chiesa fedele e siamo giunti a una chiesa veramente straordinaria che è la chiesa di Filadelfia. E sappiamo che nell'insieme delle sette lettere, Smirne e Filadelfia sono le uniche due assemblee, sono le uniche due chiese che non hanno rimproveri da parte del Signore. E sebbene abbiamo potuto notare finora in tutte le lettere alcuni dettagli positivi che il Signore evidenzia, che il Signore sottolinea, rivolge a queste chiese, è bello quando il Signore a noi non ha da imputarci nulla, quando il Signore non ci deve accusare di nulla, perché il nostro cammino è in realtà un cammino fedele e integro. Allora, Apocalisse capitolo 3, versetti 7 fino al versetto 13. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Da presso il mio Dio e il mio nuovo nome, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ripeto, sebbene ci siano delle caratteristiche positive in quasi tutte le chiese, perché come avremo modo di vedere Laodicea non ha neanche un dettaglio positivo, Signore nell'esaminare la chiesa di Laodicea devi dire che tutto è negativo. Per quanto riguarda Filadelfia e Smirne, veramente sono due chiese che risplendono più di tutte le altre. Non hanno rimproveri. E notate bene, sono le uniche due chiese alle quali il Signore Gesù dice: tu hai poca forza. È interessante. Efeso era una chiesa molto numerosa, ma una chiesa numerosa come quella di Efeso, il Signore deve dire: tu hai abbandonato il tuo primo amore. Delle altre non so quanti membri frequentavano quelle assemblee, quelle chiese, quelle adunanze, ma di Efeso so, storicamente parlando, che era una chiesa molto numerosa. Ma su Smirne e Filadelfia, il Signore deve dire: tu hai poca forza. Ma sono le due chiese più fedeli. Molto spesso sentiamo dire, almeno io questo l'ho sentito molto con le mie orecchie, che più una chiesa è fedele e più cresce numericamente. Non è sempre così. Non è sempre così. Di certo, una chiesa fedele non morirà mai. La testimonianza ci sarà sempre. La testimonianza ci sarà sempre. Ma non è che una comunità che ha 200 credenti, una comunità che ha 30 credenti, questa comunità che ha 30 credenti deve sentirsi sminuita per il fatto che non ha 200 credenti.
Vedete, dobbiamo stare attenti quando ascoltiamo dei pensieri che magari provengono da oltreoceano, dove si ha un po' l'idea, vero, delle mega chiese, delle chiese con tante persone. Ci può essere la chiesa fedele con 300 credenti, ma non deve essere questo il metro per valutare se una comunità o una chiesa è fedele oppure no. Smirne e Filadelfia avevano poca forza, ma sono le due chiese alle quali il Signore Gesù non rivolge nemmeno un rimprovero, neanche un rimprovero. E questo ci deve far pensare, ci deve anche incoraggiare, perché non è il poco numero che segnala la fedeltà di una chiesa, ma è l'andamento, la condotta, il comportamento, le decisioni che una chiesa prende che evidenziano se questa chiesa è fedele oppure no. È chiaro che le conversioni delle genti incoraggiano e ci danno tanta gioia. E noi siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a proclamare il Vangelo, come avremo modo di vedere, per la conversione delle genti. E noteremo una cosa anche molto importante, che il Signore apre le porte quando si soddisfano delle condizioni. Notate, la chiesa di Filadelfia era una chiesa che proclamava il messaggio del Vangelo. Sembra un dettaglio strano questo, perché dovrebbe essere scontato che una chiesa proclami il messaggio del Vangelo, ma non è sempre così. Purtroppo viviamo in un tempo nel quale anche il proclamare il messaggio del Vangelo sembra che stia diventando qualcosa di faticoso, un sacrificio. Proclamare il messaggio del Vangelo a coloro che ancora non conoscono il Signore. Ma ricordiamoci bene che il Signore potrà aprirci le porte nel momento in cui veramente il nostro cuore palpiterà per le anime perdute. Nel momento in cui il nostro cuore amerà le anime perdute. Infatti, che cos'è che leggiamo? Come ho detto, non facciamo uno studio esegetico su queste chiese, ma guardiamo semplicemente le caratteristiche che il Signore Gesù evidenzia. Dice: ti ho posto davanti una porta aperta. E nel Nuovo Testamento questa è un'espressione per dire che il Signore ha eliminato tutti gli ostacoli affinché il Vangelo penetri in una determinata zona. È importante. Ad esempio, in Prima Corinzi, capitolo 16, versetti 7 a 9, dice Paolo: perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. E qui l'Apostolo Paolo sta proprio parlando della proclamazione del Vangelo in quella zona. E dice che il Signore gli ha aperto una larga porta, perché ci sono tanti avversari, ma il Signore gli ha aperto una larga porta, cioè gli dà l'opportunità e la possibilità di proclamare il Vangelo in quella zona affinché ci siano tante conversioni, o comunque che ci siano delle conversioni in quella zona. E per quanto riguarda Filadelfia, il Signore esprime lo stesso concetto. Io apro una porta. Perché? Perché il Signore opererà in questo modo verso la chiesa di Filadelfia? Tra l'altro, una porta, dice qua, che nessuno potrà chiudere. Nonostante Satana cercherà di moltiplicare i suoi attacchi, le sue persecuzioni, questa porta rimarrà sempre aperta, non sarà mai chiusa. Per quale motivo? Dice: perché pur avendo poca forza, vedete come qui lo evidenzia bene, hai serbato la mia parola. Vedete che c'è una condizione. Il Signore apre le porte. Quando una chiesa serba la sua parola nel suo cuore. Quando il Signore vede che una chiesa si affatica per glorificare il suo nome, quando una chiesa, costi quello che costi, rimane fedele alla sua parola, allora Dio apre le porte. Ma Dio non aprirà le porte se una chiesa dorme,
se una chiesa è addormentata, se una chiesa è apatica, se una chiesa è tiepida come l'Odissea. All'Odissea il Signore non gli dice: io ti apro una porta. Ha tutt'altre parole per l'Odissea. E questo ci insegna, miei cari, che sebbene il cuore dell'uomo è sì duro e ostinato, è vero che gli uomini andranno sempre di più di mano in peggio, ma questo messaggio il Signore ce lo dà per incoraggiarci, per fortificarci. Il Signore è capace di eliminare gli ostacoli, è potente da farlo, ma Egli vuole vedere in noi la fedeltà. Egli vuole vedere in noi che la sua parola rimane scolpita in noi. Allora vorrei semplicemente citarvi qualche versetto che evidenziano proprio l'importanza della proclamazione del Vangelo. Ad esempio, quando l'Apostolo Paolo inizia a scrivere la sua epistola ai Romani, com'è che si definisce? Si definisce apostolo, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. E vedete, queste parole non le esprime soltanto un missionario, perché tutti siamo missionari. Tutti siamo missionari, tutti abbiamo una missione da compiere. I campi di missione possono essere diversi, i campi di missione sì, ma la vocazione di missionari, la vocazione di proclamare il Vangelo alle anime perdute ce l'abbiamo tutti quanti. Mi era interessante quello che diceva un giovane ieri con il quale ho parlato, quando diceva che quando ci sono i convegni missionari si parla sempre di andare all'estero, no? Di partire in missione ad andare all'estero, che è giusto e che è buono, è ottimo, è lodevole, è nobile. Ma quanto bisogno ha ancora l'Italia? Andiamo a vedere, se noi prendessimo una carta geografica, andiamo a vedere le province, i paesini, i paesi, dove non c'è nessuna testimonianza. Geograficamente parlando, soltanto nel Foggiano, veramente quasi tutti i paesi hanno una testimonianza, ma nelle altre parti d'Italia no. Non è forse vero che l'Italia è ancora un campo di missione? È assolutamente vero. Dovunque non c'è ancora una testimonianza, quello è un campo di missione. Il nostro campo di missione qui è il nostro paese, i paesi limitrofi, questo è il nostro campo di missione. Dobbiamo lavorare qua, dobbiamo lavorare qui, senza stancarci. Anche se il campo è duro, anche se le persone sono dure e ostinate, il cuore dell'uomo è sempre quello. Ma questo è il nostro campo di missione. Se poi un fratello o una sorella riceve una chiamata particolare da parte del Signore, quello è un altro discorso. Partire ed andare in zone lontane, ripeto, è lodevolissimo. E se è nel volere di Dio, quel fratello e quella sorella sarà uno strumento potente per proclamare il messaggio del Vangelo anche in quelle zone. Paolo era stato messo da parte, ma mi permetto di dire che tutta la Chiesa è stata messa da parte per il Vangelo di Dio. Perché dobbiamo ricordarci che questa è la nostra missione, è la nostra primaria missione, che non è soltanto il proclamare il Vangelo affinché un'anima si converta, ma è fare discepoli. Cosa disse il Signore Gesù? Andate, predicate il Vangelo a ogni creatura e fate miei discepoli in tutte le nazioni. Fate miei discepoli. Quindi è proclamazione del Vangelo più discepolato. Fare discepoli. Formare i neoconvertiti affinché diventino degli strumenti nelle mani del Signore per compiere poi la stessa missione. E sempre nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. La potenza che converte la vita delle persone non sono le nostre invenzioni, non sono metodi innovativi, ma la potenza che converte il cuore delle persone è sempre il Vangelo, è sempre la parola. Questa è la potenza che Dio ci ha dato affinché un cuore si converta a Lui, il messaggio del Vangelo. Così com'è,
senza adulterazioni, senza inquinamenti, così com'è, nella sua semplicità, ma anche nella sua trasparenza. Questo è il messaggio che l'uomo ha bisogno. Poi, se un uomo non vuole ascoltare, non vuole ascoltare, è responsabilità di quella persona. Ma il nostro scopo è quello di proclamare il messaggio fedelmente. Ecco chi è l'evangelista. L'evangelista è colui che spiega a un empio il messaggio del Vangelo. Lo spiega, in poche parole, ma spiega chiaramente quello che il Signore vuole da quella persona. Quando Paolo parla dell'armatura di Dio, ad un certo punto dice: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Vedete come nell'armatura di Dio è contemplata l'evangelizzazione, e che sono i calzari. E vi ricordate quel brano che abbiamo, mi pare, nel libro di Isaia, quando è scritto: oh, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano buone notizie. E la Chiesa annuncia la notizia più bella che l'uomo possa ascoltare. Guardate come le persone oggi, pur di conquistarsi dei diritti, anche se commettono atti nefandi e infami, ad esempio parlando dell'omosessualità, vedete con che coraggio fanno le loro marce? Senza problemi, senza problemi, perché loro vogliono conquistarsi dei diritti, loro vogliono dire chi sono al mondo. E noi dobbiamo avere vergogna della notizia più bella che noi possiamo dare alle persone? Il messaggio del Vangelo. Guardate che cosa dice qui Paolo: io non mi vergogno, non mi vergogno del Vangelo, perché sappiamo, vero, che cosa farà il Signore se noi ci vergogneremo di Lui. Che cos'è che dice il Signore Gesù? Davanti al Padre io mi vergognerò di Lui. Ci rendiamo conto della situazione? Ci rendiamo conto di che, per usare un eufemismo, il disagio che noi proveremmo nel sentirci da parte del Signore Gesù parole simili? Perché noi in terra ci siamo vergognati di parlare di Lui. Ci siamo vergognati di parlare di quello che Lui è, di quello che Lui ha fatto. Quando ci troveremo davanti a Lui, Lui si vergognerà di me? Si vergognerà di voi oppure no? Il Signore Gesù quello che dice mantiene. Non possiamo pensare che Lui lì abbia esagerato. No, no, lo manterrà. Lo manterrà. Ecco perché dobbiamo veramente fare nostre queste parole, che anche ci evidenzia l'Apostolo Paolo: io non mi vergogno del Vangelo, pur sapendo che lui sarebbe andato incontro a delle grandi sofferenze. Vi ricordate quando il profeta Anania va da lui? E già il profeta Anania, per rivelazione divina, gli annuncia quello che lui sarebbe andato a subire. Però l'Apostolo Paolo ha accettato. Da persecutore divenne perseguitato, uno dei più perseguitati di quel tempo, per amore del suo Signore, di colui che lo aveva salvato. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1 e versetto 5, l'Apostolo Paolo dice: infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. È bello vedere qui il dettaglio che l'Apostolo sottolinea. La proclamazione del Vangelo non va fatta con parole umane, o scervellandoci magari, scegliendo quelle che possono essere le parole migliori da dire ad una persona. Ma la proclamazione del Vangelo è necessario che sia potenziata dallo Spirito Santo, dall'opera dello Spirito Santo. Ecco perché il messaggio del Vangelo potrà penetrare nel cuore di un'anima quando vengono soddisfatte due condizioni: un messaggio potenziato dall'opera dello Spirito e un cuore ricettivo dall'altra parte. Allora avviene proprio questo contatto. Ma noi non possiamo pretendere di annunciare il Vangelo contando sulle nostre forze,
contando sulla nostra eloquenza, sulla nostra arte oratoria, perché c'è bisogno della potenza dello Spirito Santo. Ecco perché prima di andare in missione, prima di, che ne so, iniziare una nuova giornata di lavoro, magari il Signore oggi mi darà un'opportunità per parlare ad un'anima, chiedere veramente al Signore che lo Spirito Santo possa agire in noi, che lo Spirito Santo possa muovere quelle corde giuste, che possa muovere la nostra lingua, la nostra bocca, per poter dire quelle parole che Lui vuole che noi diciamo. Ed è quello che faceva, vero, l'Apostolo Paolo. E sempre Paolo a Timoteo, al suo figlio nella fede, dirà: non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Vedete, l'Apostolo Paolo, anche al suo giovane discepolo, non gli nasconde la verità. Tu dovrai soffrire, Timoteo, ma non devi vergognarti mai del Vangelo. Andrai incontro a delle sofferenze. Guarda me, si definisce su il carcerato del Signore, l'Apostolo Paolo, suo carcerato. E guarda me, quante ne ho passate io per il Vangelo. E la stessa cosa accadrà anche a te, eh? Ma sarai sorretto dalla potenza di Dio. Io credo, miei cari, che oggi abbiamo una grande urgenza di questo messaggio. Filadelfia era una chiesa che testimoniava, era una chiesa che evangelizzava, e c'erano le persecuzioni allora. L'imperatore romano di allora condannava a morte i cristiani, ma Filadelfia era una chiesa fedele nella testimonianza. E quando il Signore vede questo in una chiesa, allora apre le porte, le spalanca, toglie gli ostacoli. E questa chiesa potrà vivere veramente, come vedremo tra poco, una vita di vittoria, una chiesa trionfante. La chiesa di Filadelfia è la chiesa trionfante tra le sette lettere. Vogliamo essere noi come Filadelfia. Già soltanto il nome, vero, è un programma. Cosa vuol dire Filadelfia? Un nome composto, amore fraterno. E veramente questa è una chiesa che nutriva, si nutriva dell'amore di Dio. Ma abbiamo detto anche che Filadelfia serbava la parola di Dio nel suo cuore. Questo fa una chiesa fedele. Una chiesa fedele serba, e adesso tra poco vedremo cosa vuol dire serbare, serba la sua parola nel suo cuore. Andiamo a leggere un attimo quello che abbiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti 16 a 19. Qui abbiamo l'esempio di Maria, della mamma, della madre di Gesù. Luca capitolo 2, versetti 16 a 19. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. Allora, che cosa vuol dire serbare? Significa non soltanto che la parola di Dio è penetrata nel nostro cuore, ma che su questa parola che noi abbiamo ascoltato ci meditiamo giorno e notte. È una sorta di ruminazione, passatemi questo termine preso dal mondo animale, una sorta di ricordarci continuamente queste parole che noi abbiamo ascoltato. È stato bello, ieri una sorella di Parma mi diceva che sta testimoniando a una sua amica, e questa amica è cattolica, molto cattolica, fervente, però in uno di questi ultimi giorni questa sua collega di lavoro gli ha detto: guarda, io non riesco a dormire la notte perché sto ripensando alle parole che tu mi hai detto. Ecco cosa vuol dire serbare. Questo è serbare.
quando noi ascoltiamo una parola, qualunque essa sia, può essere anche una parola umana, e su questa parola noi ci meditiamo, pensiamo, 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 tanto da non dormirci la notte. La Chiesa di Filadelfia faceva così, serbava la parola di Dio, meditava sulla parola di Dio, costantemente e continuamente. Un altro bel esempio l'abbiamo in Genesi 37, quando vi ricordate Giuseppe rivela il suo sogno a suo papà e ai suoi fratelli. E vediamo due atteggiamenti che sono in forte contrapposizione. È scritto Genesi 37, versetto 10. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? Cosa che poi accadde, a parte la mamma perché non c'era più. I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre, guardate l'atteggiamento di Giacobbe, serbava dentro di sé queste parole. Allora, dapprima Giacobbe lo sgrida, in un modo ingiusto, perché lui aveva semplicemente spiegato quello che aveva sognato, che colpa ne aveva Giuseppe se il sogno era quello. Detto, però Giacobbe in questo momento manca di saggezza, lo sgrida ingiustamente. Però poi, mentre i suoi fratelli erano animati da invidia, Giacobbe che cosa fa? Dice, aspetta un attimo. Lui sta meditando sulle parole di Giuseppe. Ha detto, che cosa vuol dire quel sogno? Ma non vorrà forse dire veramente così? Sta meditando Giacobbe. E dice proprio il testo biblico che serbava dentro di sé queste parole. Quando la parola di Dio agisce nel nostro cuore, agisce nella nostra mente mediante l'azione dello Spirito Santo, allora in qualunque cosa noi facciamo, che stiamo lavorando, che siamo a casa, che siamo in giro, che siamo in ferie, che siamo in vacanza, questa parola lavora e noi la meditiamo nel nostro interiore, la meditiamo in noi, perché questa parola è penetrata e nessuno ce la potrà mai togliere. E una Chiesa fedele fa così, per la sua stessa crescita spirituale. Ma abbiamo un'altra caratteristica, che una Chiesa fedele, sembra scontato dire questo, però è quello che noi leggiamo in Filadelfia, una Chiesa fedele non rinnega il Signore. Non rinnega il Signore. Dice il Signore Gesù a Filadelfia, tu hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Non ti sei comportata, in altre parole, come Pietro, che in un momento di difficoltà ha detto, io non conosco quell'uomo. Una Chiesa fedele si comporta così. Sembra scontato, vero? Ma se noi fossimo in pericolo di vita, che cosa faremmo? Che cosa faremmo? Sapete quante volte mi sono fatto questa domanda? Grazie al Signore che siamo in un paese libero. Ma lo ricordiamo, vero? Ma basta il cambio di una legge della Costituzione. Basta una mente pazza al governo, questa mente pazza ci sarà un giorno, una mente pazza mondiale che comanderà un'unica sola religione, un unico solo modo di pensare. Gesù Cristo è fuori, nessuno lo dovrà più nominare. Come ci comporteremmo noi se noi fossimo in Corea del Nord, se fossimo in Afghanistan, se fossimo in Iran? Come ci comporteremmo? È facile, è vero, non rinnegare il Signore quando si è liberi di proclamare addirittura il messaggio del Vangelo per le strade. Ma in un paese dove, ad esempio, se ti vedono con una Bibbia sotto braccio ti mettono in carcere come minimo e poi ti uccidono, come ci comporteremo? Ecco perché il Signore Gesù dà un suggerimento. Vi ricordate quando nel sermone profetico, parlando della più grande persecuzione che ci sarà sulla terra, ovvero la grande tribolazione, che cos'è che dice il Signore? Fuggite via, scappate. Ed è quello che fanno tanti credenti perseguitati, scappano. Però dice, però pregate che il vostro fuggire non avvenga né d'inverno né di sabato. Tante volte mi sono fatto questa domanda. Ma ringraziamo il Signore che la Chiesa primitiva ci insegna che cos'è la fedeltà. A costo della vita,
io non rinnegherò mai il Signore. La chiesa di Filadelfia era così. Ma mi ha colpito molto un brano che abbiamo in Isaia 59, versetto 13. Vi chiedo di seguirmi nella lettura qui. Isaia 59 e versetto 13. Guardate che cos'è il rinnegamento. Qui proprio ci viene spiegato molto bene. Che non è semplicemente dire io non conosco il Signore, come fece Pietro, ma c'è un'altra forma di rinnegamento. Siamo stati ribelli al Signore. E qui è il profeta che sta parlando. E dice, e l'abbiamo rinnegato. Ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. Allora che cos'è il rinnegamento anche? È la ribellione a Dio. Quando si è ribelli a Dio, è come se ci fosse un rinnegamento. Lo dice qui il profeta, non lo sto dicendo io. Dice, siamo stati ribelli al Signore, abbiamo disubbidito la sua legge, abbiamo disubbidito la sua parola e l'abbiamo rinnegato. Ovvero con le nostre bocche dicevamo io ti amo Signore e con le nostre azioni dicevamo io non ti conosco. Quando non c'è coerenza, è stato ricordato proprio ieri al convegno, poi diremo qualcosa alla fine dal fratello Biagio, quando non c'è coerenza con il messaggio che noi annunciamo e con la nostra vita, è la tragedia, è la tragedia. Siamo stati ribelli e ti abbiamo rinnegato. Perché, come più volte stiamo vedendo, con le nostre decisioni, con le nostre scelte, noi proclamiamo un messaggio, anche se non parliamo, un messaggio silenzioso. E qui vediamo come invece Filadelfia, il fatto che non aveva rinnegato il Signore, non significa soltanto che non ha detto io non conosco il Signore Gesù, ma le sue azioni erano azioni di ubbidienza, erano azioni di fedeltà, tanto che tutti potevano dire, anche i non credenti, questi sono dei cristiani, questi sono dei cristiani, questi sono dei seguaci di Cristo, perché era una chiesa che camminava nelle orme del Signore. E quello che noi leggiamo in Seconda Timoteo, sono parole tremende quelle che dice Paolo qua. E vedete, molto spesso noi ricordiamo l'ultima parte di questo versetto, ma leggiamolo, lo leggo io per brevità, ma stiamo attenti a tutto quello che dice qui Paolo. Secondo Timoteo 2, 11 e seguenti. Certa è questa affermazione. Poche volte nel Nuovo Testamento troviamo questa espressione, ma vuol dire proprio che quello che sto dicendo è la verità perché proviene da Dio stesso, una rivelazione divina. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. È vero o non è vero? Domanda. È vero o non è vero che se siamo morti con Lui anche vivremo? È verissimo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. È vero o non è vero? È vero. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. È vero o non è vero? È vero. Se sono vere le altre cose, è vera anche questa. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. È vero o non è vero? È vero. Noi molto spesso ripetiamo quest'ultima parte, perché è la parte più incoraggiante. Nonostante le nostre infedeltà, Dio rimane fedele. È verissimo! È verissimo, ma è anche vero, come dice Paolo, che se noi lo rinneghiamo, anche lui lo fa. Non è una mia invenzione, lo sta dicendo qui Paolo. Perciò dobbiamo veramente ascoltare, dare ascolto alla parola di Dio, perché è una parola vivente e permanente. Un'altra caratteristica, la penultima, vado verso la conclusione,
È scritto di Filadelfia che gli avversari di questa chiesa, che cosa farà il Signore a questi avversari? Non soltanto li giudicherà, ma li costringerà a inginocchiarsi davanti a questa chiesa. Abbiamo letto? Riprendiamo questi versetti straordinari che abbiamo in Apocalisse. Dice, i quali, versetto 9, i quali dicono di essere giudei e non lo sono. Vedete che qui viene ripreso il tema dell'apparenza, no? Sono giudei ma non lo sono. Ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Allora, con queste parole, il Signore vuole sottolineare che Filadelfia, come accennavo prima, è una chiesa vittoriosa. È una chiesa vittoriosa, è una chiesa trionfante. Gli avversari sono costretti a cedere le armi nei confronti di questa chiesa. Sono costretti a cedere le armi. Non riescono a sconfiggerla. Non riescono a far chiudere la testimonianza. Non riescono a fare in modo che la testimonianza lì a Filadelfia cessi. Perché il Signore protegge questa chiesa. Ed il Signore dice, io farò in modo che i tuoi avversari si umilino davanti a te, si prostrino davanti a te. È vero che ogni figliuolo di Dio è un vincitore. Ci ricorda Paolo in Romani 8, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. La vittoria che ha riportato il Signore Gesù è stata trasmessa a tutti coloro che hanno posto fede in Lui. Tutti i figliuoli di Dio sono vincitori. Ma la Chiesa di Filadelfia ci ricorda che quali vincitori? Noi siamo chiamati a vivere una vita da vincitori, una vita di vittoria sul peccato, di vittoria sulle tentazioni, di vittoria sulle macchinazioni del nemico. Questa è la vita del cristiano, è una vita sovrabbondante, una vita sovrannaturale, che la mente umana non può concepire, che la mente logica dell'uomo non può concepire. Lo possono capire solo coloro che sono dei veri nati di nuovo, coloro che sono dei, come abbiamo letto, vero, prima in Seconda Corinzi 5, no? Che sono nuove creature, che hanno iniziato un nuovo percorso con il Signore. E Giovanni afferma, Apostolo Giovanni, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Che messaggio incoraggiante ci dà l'Apostolo. Chi è che vince il mondo? Il nato da Dio, il nato di nuovo, il figliuolo di Dio. Lui vince il mondo. La sua fede vince il mondo. Contro tutto quello che ci può essere di negativo. Tutto il mondo, è vero, giace sotto il potere del maligno, ma la fede del cristiano vince contro le forze della malvagità, vince contro le macchinazioni di Satana. Questa è la vita di vittoria. E una vita di vittoria, miei cari, ci può essere solo quando la nostra vita è una vita di fede. Perché qual è la realtà che vince il mondo? La fede. Se noi non abbiamo una vita di fede, non possiamo vivere una vita di vittoria. Che veramente possa essere così per noi. E concludo con un'ultima caratteristica che sempre riguardante Filadelfia, e versetto 10 di Apocalisse 3: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Adesso non mi soffermo sulla parte escatologica di questo versetto, dove il Signore Gesù anticipa il periodo della grande tribolazione, questa ora della prova che sarà mondiale, lo anticipa proprio
in questo versetto, ma mi preme semplicemente evidenziare le prime parole del versetto 10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. Allora, che cosa fa una chiesa fedele? Osserva tutti quegli avvertimenti, tutte quelle esortazioni che il Signore gli rivolge. Che cos'è? Dobbiamo chiedercelo, che cos'è un'esortazione? Un'esortazione, biblicamente parlando, intendo, non nel nostro vocabolario, ma biblicamente parlando, non è un semplice consiglio, non è un semplice suggerimento, ma è un comando del Signore. È un comando che però ha la forma di un avvertimento, cioè stai attento, fai così, altrimenti ti succederà cos'ha. Questa è l'esortazione. È come se fosse una sorta di avvertimento. Nella prima lettera di Timoteo, Paolo dice, applicati finché io venga, a che cosa? A tre cose. Alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Quindi l'esortazione non è l'insegnamento, perché altrimenti avrebbe usato una sola parola. Sono due parole distinte. Insegnamento è insegnamento, esortazione è esortazione. L'esortazione ha proprio lo scopo di avvertire una chiesa sui pericoli che sono intorno a noi, che stanno intorno a noi, e qual è la soluzione per evitare le trappole, per evitare le macchinazioni del nemico. Ecco che cos'è l'esortazione. E ci dice qui il Signore a Filadelfia che hanno osservato questi credenti le esortazioni del Signore Gesù per non cadere proprio in quelle trappole. L'autore della lettera agli Ebrei afferma: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato, quindi qui abbiamo purtroppo un rimprovero, avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Allora, l'esortazione qual è? Non disprezzare la disciplina del Signore. Questa è l'esortazione. Se tu fai così, il Signore non ti correggerà, perché stai seguendo il cammino del Signore. Se tu non farai così, invece, il Signore ti correggerà e ti castigherà. E lì c'è la riprensione. L'esortazione non è la riprensione, sono due cose diverse. La riprensione è importante quando non viene ascoltata l'esortazione. Allora il Signore ci esorta, cioè ci avverte. Se noi non diamo ascolto ai suoi avvertimenti, c'è il castigo. E questo è quello che faceva, che non faceva, grazie a Dio, Filadelfia. Cioè Filadelfia seguiva gli avvertimenti di Dio. È come un padre che sta dicendo, magari c'è una buca, i nostri figli stanno camminando, magari i piccoli stanno camminando in montagna, per una settimana siamo stati in montagna, delle volte c'erano dei sentieri un pochino così, e a Priscilla dicevamo, stai attenta a Priscilla perché lì c'è una buca, aggira l'ostacolo. Questa è l'esortazione, l'avvertimento. E quanti avvertimenti noi abbiamo, vero, nella scrittura? Nella lettera agli Efesini, Paolo dice, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà, mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Queste parole non sono soltanto un consiglio. Non è un consiglio il fatto di comportarci in modo degno della vocazione che ci è stata rivolta, è un comando. Ma Paolo ci sta avvertendo. Io vi esorto a fare così, perché se voi non farete così, ci saranno delle gravi conseguenze. Io vi esorto. Ed è bello vedere come le esortazioni di Paolo avevano come origine l'autorità del Signore. Non era un consiglio umano. Non era neanche un avvertimento umano, era un avvertimento del Signore. E molto spesso ricordiamo, e termino con quest'ultimo brano, quando Paolo dice, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. E cita il Signore, mentre lui sta proclamando, sta annunciando questa esortazione, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza
quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Vi esorto, dice Diodati, per le compassioni di Dio. L'esortazione ha come origine il fatto che Dio ci ama e che non vuole che noi passiamo per certe situazioni. Questo è lo scopo. Esattamente come dei genitori che danno gli avvertimenti ai propri figli. Perché lo fanno? Perché i figli non passino per certe situazioni, o forse per non ripetere gli errori stessi dei genitori che hanno commesso nella loro esperienza. Questa è l'esortazione. E Filadelfia dice, il Signore a Filadelfia dice: tu le hai osservate tutte quante. Quindi hai osservato l'esortazione a presentare i tuoi corpi in sacrificio vivente, a non conformarti a questo mondo, a vivere in un modo degno della vocazione che ti è stata rivolta. Tu sei una chiesa fedele. Tu, Filadelfia, la sei. E allora il Signore ha questa promessa poi straordinaria, e termino con questa lettura, senza commentarla però. La promessa che abbiamo alla chiesa di Filadelfia. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Amen. Amen.